Un saluto a tutti quanti i nostri amici di androidblog.it. Quest'oggi stiamo facendo un versus davvero interessante tra il Galaxy Note 3 e il Samsung Galaxy S4. La prima cosa che volevo vedere, che in genere magari non faccio, è un confronto dimensionale. Senza dare numeri e nulla, tanto alla fine la scheda tecnica, la recensione l'avete vista probabilmente di entrambi, volevo farvi vedere però la differenza dei telefoni proprio dal punto di vista visivo. Questa è la differenza dal punto di vista visivo, quindi la cornice in più che c'è sul Note 3. Diciamo che togliendo l'S4 più o meno la cornice in più è questa zona qui. Rispetto all'S4. Per quanto riguarda invece lo spessore, come vedete, più o meno stiamo sugli stessi livelli. Il Note mi sembra essere davvero fantastico questo spessore considerando il dispositivo. Per il resto, quindi il peso, poi sì, diciamo che il peso probabilmente è la vera differenza, forse oltre alle dimensioni, che sono all'incirca una quarantina di grammi in più, ma anche in questo caso direi che hanno fatto davvero degli ottimi accorgimenti, un ottimo lavoro in casa Samsung, perché sinceramente io questi 40 grammi in più non me li aspettavo, cioè me ne aspettavo molti di più, visto il telefono, visto l'ampiezza, come infatti mi aspettavo anche una grandezza superiore al dispositivo. Detto questo, e fatti i complimenti a Samsung per questi accorgimenti, devo dire che la tascabilità del Samsung Galaxy Note 3 a me risulta essere un po' difficile, ecco, cioè è difficile riuscire a mettere in tasca questo telefono. Se abbiamo dei jeans un po' stretti o dei pantaloni che non sono dei jeans con quei tasconi larghi, io faccio difficoltà a mettere in tasca il Samsung Note 3. Mentre l'S4 è un telefono sicuramente più compatto, più versatile da questo punto di vista. Però questa è una questione di gusto e di praticità, a voi la scelta. In questo confronto non parleremo della penna, semplicemente perché l'S4 non ce l'ha, ma è da considerare il fatto che il Note ha anche questa opzione e quindi di conseguenza sicuramente ha già dei punti in più, visto tutte le funzionalità che ha la penna. E a questo punto vi rimando al mio focus, se non l'avete già visto, proprio sull'uso della S Pen, e ho fatto anche sull'uso da una sola mano. Quindi, se qualcuno non l'ha visto, c'è questa possibilità, cioè praticamente di mettere il Note 3 praticamente più o meno alle dimensioni dello schermo dell'S4. In questo caso mi sembra essere leggermente più piccolo. Poi questo può essere ridimensionato anche più piccolo, quindi in questo spazio ho ringrandito, ho messo ancora con altre dimensioni, quindi possiamo scegliere noi i gradi di scalatura. Bene, dette queste piccole diciamo premesse, possiamo andare avanti. La prima cosa, parliamo di ricezione, di capsula auricolare e tutto. Direi che si equivalgono. Due telefoni, non ho avuto nessun tipo di problema sia a parlare con questo che con l'altro, sia nella ricezione wifi che nella ricezione del 3G. Non ho potuto provare l'LTE perché nella mia città non c'è, ma per tutte quante le altre feature mi sembra che funzioni al meglio, senza alcun tipo di problema. Poi direi che potremmo cominciare a parlare magari del browser. Quindi direi allora di entrare sul browser. Andiamo, perfetto, Android Blog già c'è, vediamo cosa ho visualizzato di qua. Va bene, andiamo di qua. Allora, considerate però che io sull'S4, essendo il mio telefono personale, ho aperto sicuramente più schede rispetto al Note, ma vi posso garantire che il Note sul web funziona meglio. Detto questo, allora andrei a ricaricare, visto che ecco qua. Allora, direi che in entrambi la fluidità è buona, però il Note 3 in genere, vedete, quando io vado a fare
questa operazione, il Note 3 mi sembra essere un pochino migliore. Vorrei mettere la luminosità al massimo su entrambi, così non abbiamo troppa differenza tra i due. Oddio, forse per ora non so se riuscite, magari è troppo forte. No, ok, si vede sulla camera, mi sembra, quindi ok. Allora, già da questa immagine e da questa più che altro immagine da questa pagina web, possiamo vedere come la luminosità e il bianco sul Samsung Galaxy Note 3 sia superiore rispetto alla luminosità e il bianco invece presenti sul Samsung Galaxy S4. Ora non capisco perché il Note non finisca di caricare, probabilmente ha avuto un problema con il wifi, vediamo un po'. Mi sembra che sì, infatti non ha finito di caricare, le immagini non sono state caricate, mentre sull'S4 sì. No, non vi preoccupate, non è un problema del telefono, forse il wifi in questo momento, dato che sto caricando un video su YouTube, ha qualche problema a gestire questo telefono più l'altro. E nel frattempo a caricare il video su YouTube, visto che la mia banda, perlomeno quella di casa mia, non è un granché. Ok, benissimo. Il wifi ci ha abbandonato. Speriamo che. Vediamo se ci ha abbandonato anche sull'S4, oppure ci ha abbandonato solo per quanto riguarda il Galaxy Note 3. No, direi che ci ha abbandonato del tutto. Allora facciamo una cosa, ragazzi. Vado a ripristinare il wifi, vedo un po' cosa è successo e poi riprendiamo il nostro Versus. Bene, ragazzi, eccoci. Ho ripristinato il wifi e quindi possiamo tornare allora a parlare del browser. Dicevo, quindi un browser che è risultato fluido da questo punto di vista, perlomeno sul nostro sito, ma che risulta avere un contrasto maggiore tra bianco e nero, cioè risulta essere più bianco con una luminosità superiore per quanto riguarda il Note 3. Ora chiederei la vista desktop, non tanto per Android Blog che il nostro sito ce lo fa vedere bene, ma quanto vorrei cercare di aprire The Verge allo stesso momento su entrambi i telefoni, visto che siamo sulla stessa rete Wi-Fi e mi sembra interessante fare questa prova. Ok, allora, qua c'è The Verge, qua c'è The Verge, proviamo a far partire insieme, ecco, ce l'ho fatta, sperando che aprano insieme anche la versione web, ma dovrebbero farlo visto che ho messo versione desktop. Allora, vediamo un po' il tempo che ci mettono ad aprire questo sito. È arrivato leggermente prima l'S4, però direi che per entrambi la fluidità è buona, ma come sempre l'S4 su questo sito ha qualche impuntamento, mentre guardate come rimane invece molto 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 fluido il Note. Guardate invece l'S4 che fatica che fa su questo sito. Quindi il browser è nettamente, secondo me, a vantaggio del Note. È vero che qui sono aperte 11 schede, quindi magari qualcuno potrebbe obiettarmi questa cosa, ma fidatevi, anche quando lo apro con una scheda o due schede solo, l'S4 fa la stessa difficoltà su quel sito. Bene, allora detto questo, non mi dilungherei a parlare della fotocamera perché praticamente abbiamo le stesse feature su entrambi i telefoni, le stesse quindi caratteristiche, sia dal punto di vista dei megapixel, sia dal punto di vista che sono 13, sia dal punto di vista del software della fotocamera. Andrei infatti direttamente a parlare della camera, quindi, e a vedere appunto qualche foto, di test e qualche foto scattata. Quindi eccoci alle foto scattate con entrambi i telefoni. Ho cercato di scattare delle foto più o meno alle stesse cose, quindi per cercare di essere il più omogeneo possibile, diciamo. Quindi questa per esempio sono la stessa foto fatta alle piante di casa mia, devo dire che è di buon livello su entrambi i dispositivi. Devo dire però che messe a confronto
le due foto, l'S4 mi sembra essere un pochino più preciso, però magari prendiamo anche un'altra foto per essere più sicuri di questa cosa. Ecco, questa è una macro, vediamo se l'ho fatta, esatto, l'ho fatta anche di qua, e devo dire che le macro in effetti vengono, non so se riesco a farvelo vedere, provo ad avvicinare al massimo la camera, e diciamo che i dettagli sull'S4, anche quando si vanno a zoomare, sono leggermente appena 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 più definiti, ma parliamo davvero di piccolezze. Andrei a vedere ora una foto. Ok, queste sono altre foto, anche queste buone. Andrei a vedere una foto in che ho scattato, ecco, al buio, più o meno anche qui, più o meno la stessa condizione luminosa e la stessa luce. Andrei allora a scusate, ho rimasto con la camera, ecco qua. Anche in questo caso abbiamo due ottime foto, in condizione di luminosità davvero scarsa, e direi che non abbiamo alcun tipo di problema, quindi buon utilizzo del flash. Per quanto invece riguarda il video, proviamo prima il Samsung. Bene ragazzi, questo E il è Samsung, il scusate, il Note, visto che entrambi video sono i Samsung. con il Galaxy Note 3. Stiamo facendo un video in piena luce per vedere anche l'adattamento alla luce e proviamo anche a fare uno zoom minimo, poi massimo, per vedere quindi anche come realizza il dispositivo questi. Bene, questo era il video con il Galaxy Note 3. Questo invece è il video che ho realizzato con il Samsung Galaxy S4. Ragazzi, quindi stiamo analizzando questo video con il Samsung Galaxy S4, vediamo quindi lo zoom, l'adattamento alla luce mi sembra ottimo, andiamo a fare anche uno zoom massimo. Direi che praticamente i video siamo alla pari, nessuna differenza particolare, sinceramente, ho notato né sull'uno né sull'altro dispositivo. Andrei a vedere allora qualche mia foto di test. Scusate se tolgo l'S4, devo andare a trovarle anche qua, ma dovrò passare in delle foto mie personali. Eccoci qua. Allora, abbiamo anche in questo caso le stesse foto, giriamo i telefoni così le vediamo anche a schermo un pochino più ampio. E del bianco e del nero praticamente abbiamo già parlato, il nero è nerissimo e il contrasto con il bianco è perfetto, purtroppo ora non credo di farlo riuscire a vedere visto che ci sono un po' di riflessi. Del bianco abbiamo già parlato sul web, il Note 3 è più bianco e è più luminoso. Per quanto riguarda invece il pannello e i colori, sinceramente io direi che siamo praticamente alla pari. I due display mi sembrano essere molto 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 simili. Non notiamo particolari differenze, anche se i PPI sono leggermente superiori sull'S4, visto che essendo entrambi Full HD, ma questo è più grande, di conseguenza avrà una densità di pixel minore, ma praticamente non si notano. La risoluzione è ottima per entrambi, anzi sarebbe davvero scandaloso notarli. Ecco, ora da questa cosa possiamo vedere però come l'S4, vedete, io sono arrivato all'ultimo video e l'S4 il DVX me lo riconosce, infatti posso andare a leggerlo. C'è questo bellissimo cane, mentre il Note, questo DVX non me lo legge. E invece, se vado ad aprire l'FLV, me lo legge, me lo leggono entrambi i telefoni. La vita di un criminale internazionale in pensione. Mi serve il tuo aiuto, no? La vita di un criminale internazionale in pensione. Vengo letto infatti da entrambi i dispositivi. Questo è l'MKV, ma vi dico già che non lo leggono né l'uno né l'altro. Infine, volevo farvi vedere, eccolo qua, il 1080p, visto che i 480 e i
720p vengono letti tranquillamente da entrambi, come anche i 1080, ma i 1080 volevo farvelo vedere più che altro per la qualità video del dispositivo. Ecco qua, vi avvicino al massimo il telefono, provo anche ad andare avanti, vedete? Il telefono non ha alcun tipo di problema. E anche se vado a provare il Samsung S4, non ho alcun tipo di problema. Se mi sposto, il telefono praticamente mi segue istantaneamente. Abbiamo su entrambi l'NFC, abbiamo su entrambi l'USB host, quindi possiamo andare a inserire all'interno qualsiasi tipo di chiavetta o dispositivo USB. Abbiamo una differenza invece importante per quanto riguarda la memoria. Se andiamo infatti in generale e andiamo a cliccare su memoria, vedete che la mia capacità totale di memorizzazione è di 32 GB più la micro SD, che vabbè, poi quella ci mettiamo quella che vogliamo. Purtroppo invece sul Samsung lo spazio disponibile è di soli poco più di 9 giga e secondo me sono davvero troppo pochi. Alle volte infatti faccio fatica ad installare alcune applicazioni ed è questo l'unico motivo forse per il quale, oltre un po' al browser, non sono molto contento del mio Galaxy S4. Quindi complimenti almeno a questo punto di vista per la Samsung per questa capacità inserita sul Note. E nonostante abbia installato molte applicazioni che io ho anche sull'S4, qui infatti ho ancora 10, ho occupato solo 10 giga e ne ho ancora 22 liberi. Qui invece i miei 10 giga sono praticamente quasi terminati, visto che mi sono rimasti solo 700, poco più di 700 mega liberi e non ho installato granché. Bene, detto questo, allora direi di chiudere il nostro discorso semplicemente andando a parlare dei giochi. Quindi facciamo il nostro classico test con Asphalt. Eccolo qua. Prendiamo prima il Note. Anzi, vediamo anche un pochino i tempi di caricamento. Facciamoli partire insieme. Ecco, il S4 che ha fatto? Ma pensavo avesse crashato, invece forse si era solo messo in stand-by. Eccolo qua. Proviamo anche a farli partire insieme. Ok, è partito un secondo prima il Note. Vediamo se arriva allora un secondo prima, oppure se arriva un sacco prima. Chissà, controlliamo un po'. Beh, è arrivato più di un secondo prima, ma direi che i tempi di caricamento sono pressoché simili. Partiamo allora prima con il Note. Nessun problema in accelerazione, posso tranquillamente andare a sterzare, a usare il NOS e come vedete non ho alcun impuntamento, il telefono è fluido e prendo anche qualche palo. Ecco, questo ve lo vedete, quando vado a chiedere ancora maggior potenza con il NOS, vedete, il telefono, o perlomeno in questo caso il tablet, mi sta dietro senza alcun tipo di problema. Bene, per quanto riguarda invece il Samsung S4, facciamo riprendi, partiamo anche in questo caso. Ecco qua. Anche con l'S4, come potrebbe vedere, non ho alcun tipo di problema. Lo schermo è fantastico su entrambi i dispositivi, non abbiamo alcun impuntamento su entrambi. L'unica differenza è semplicemente che il Samsung è un pochino più leggerino, mentre il Note ha uno schermo un pochino più ampio per giocare, ma direi che per il resto la giocabilità è ottima su entrambi i dispositivi e non abbiamo alcun tipo di problema. Quindi vediamo un pochino le nostre considerazioni finali su questi due dispositivi. Allora, chi ha bisogno di una memoria superiore, uno schermo più ampio, l'utilizzo della penna e una reattività generale un pochino più, diciamo,
marcata, un pochino maggiore sul Note 3 rispetto all'S4, vada sul Note 3, considerando che però attualmente i prezzi sono all'incirca di 200 euro di differenza tra l'uno e l'altro a favore questi 200 euro dell'S4. Se invece uno vuole un telefono più versatile, più tascabile, più piccolino, benché non sia piccolo l'S4, ma comunque con queste feature e che comunque sia un telefono che vada bene praticamente su quasi tutti quanti gli ambiti, deve andare sull'S4. Direi quindi che per questo versus, cari amici di androidblog.it, è tutto. Ci vediamo alla prossima. Ciao.